Baby Blue con quel cappello, sembra proprio... Dai, Felina, lasciala stare, su. Certo che puoi, è di là in cucina. Dai, Jesus, tocca a te. Oh. Stavolta sei fregato, non hai un soldo. Da qualche parte devi pur passare la nottata, ti salveresti solo con un 6. Forza, coglione, vediamo che sai fare. Ivana Trump, stronzo! Questa si chiama bancarotta! Sì, sei rovinato! No! L'albergo è mio e decido io! Ed io, signor Jesus, sono lieta di informarla a nome dell'Hotel President che lei è stato un cliente esemplare. E per questo le sue 5 notti trascorse qui sono da considerarsi come saldate. Non vale! Porca puttana, ci sono delle c***o di regole! Hai dormito in quel c***o hotel, hai svuotato il frigo bar del cazzo, ti sei inculato l'accappatoio, ora vaffanculo, devi pagare. Io invece accetto volentieri la misericordia dell'Hotel President. No, tu non accetti proprio un cazzo, perché non è così che si gioca. Avevo detto io che eri un c***o impostore. Ho sempre confidato nella bontà degli sconosciuti. Dimmelo se ti faccio male. Spero che tu non abbia cambiato opinione su di me solo perché porto una parrucca. Che anni fa ho iniziato a perderli e, temendo di risentirne incredibilità, ho pensato che... Non mi devi spiegare nulla. La santità non è data da quello che ostentiamo di fuori, ma da ciò che coltiviamo qui dentro. Volevo ringraziarti per questa sera. Mi hai fatto sentire bene. Ho imparato molto. Ah, sì? E cosa hai imparato? Ho imparato che non importa quanto gli uomini possano essere deboli o infingardi, finché su questa terra ci saranno creature come te, non ci sarà mai negato il dono della speranza. Compra bella rosa? Magari un giorno potremmo salire su uno di quei treni e andarcene da qualche parte insieme, a camminare sull'erba o a respirare l'aria buona. Che ne dici?
Ecco una cosa che vorrei fare. Uscire. Lo faremo. No, è troppo rischioso. Ci sarei io a proteggerti. Sai, lì fuori ci sono ancora dei piccoli pezzetti di paradiso. Bisogna solo avere fiducia di trovarli. E una volta trovati, viverci dentro. Per sempre. Le tue parole sono farcite di speranza. Però escono dalla stessa bocca che poco fa ammetteva di aver perso la fede. Ho ragione o no? Hai ragione. Ma ho appena cambiato idea. Ma che sta succedendo? Stay tuned for more Fourth Sex. Apollonio! Oddio, e questo adesso chi è? Una cosa da non credere, si è materializzata all'improvviso in mezzo al salotto. Hai visto? Trucchi da prestigiatore. Prestigiatore o no, almeno i suoi capelli sono veri. Ehi, Nazareno, che si dice, collega? Beh, cos'è quella faccia? Sembra che tu abbia visto il fantasma di Ponzio Pilato. Ti sei accorto che non ride nessuno? Eisti elthe autu, Balinus. Sono qua per gli auguri di Natale, collega, rilassati. Piantala di chiamarmi collega e smettila con i giochetti. Leggo sete di vendetta nei tuoi occhi. Ci vai giù duro, campione, eh? D'accordo, andiamo al sodo. Liberami subito, mezzo frocio! Guarda che vengo lì, ti prendo a calci le... È arrivato il momento che Apollonio di Tiana si riprenda il posto che gli spetta nella storia dell'umanità. La rivalutazione definitiva del paganesimo. Ho solamente bisogno di un'ultima conferma. Lascia stare le ragazze e risolviamo la cosa tra di noi. Vuoi scherzare? Sono proprio loro la posta in gioco. Voglio la loro fede. Voglio la loro anima. E già che ci sono, usufruirò anche dei loro corpi. E voglio che tu assista impotente all'evento. Abbiate fede. No, Apollonio. Non qui.